Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: Il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge, invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: Ecco lo sposo, andategli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: Dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Le sagge risposero: No, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: Signore, Signore, aprici! Ma egli rispose: In verità io vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Cari amici, il mese di novembre è caratterizzato, come sapete, dalla riflessione anche sulle realtà ultime, sulla morte, sull'eternità, sul paradiso, perché l'inizio di novembre è caratterizzato dalla celebrazione di tutti i santi e dalla commemorazione di tutti i fedeli defunti. D'altra parte, il mese di novembre ci fa avvicinare pian piano anche al termine dell'anno liturgico e lo vediamo anche dai racconti evangelici che vengono letti e commentati nelle nostre comunità. Questo che abbiamo appena ascoltato lo troviamo al capitolo 25 del Vangelo di Matteo, è molto famoso: le vergini stolte e le vergini sagge, tutte si preparano all'arrivo dello sposo. Ed è bellissimo pensare che questa riflessione sugli ultimi tempi della vita personale, della vita del mondo, è presentata da Gesù come l'attesa delle nozze, con i festeggiamenti relativi, con il banchetto nuziale relativo. E sappiamo come nella cultura ebraica e al tempo in cui vive Gesù, questi banchetti nuziali erano veramente molto festosi, molto lunghi. Ed è bello pensare che accanto alla riflessione sui tempi ultimi della vita personale e della vita del mondo, che possono suscitare una serie anche di pensieri mesti, di preoccupazione, voi pensate come questi racconti sono stati sfruttati dai cosiddetti millenaristi, da quelli che anche oggi vanno dicendo: arriva la fine del mondo, arriva la fine del mondo, ci sono tanti segnali per impaurire, o forse come frutto stesso della paura. Ecco, invece la predicazione della Chiesa, anche semplicemente scegliendo questi temi e facendoli arrivare a noi attraverso questi brani evangelici, non solo è un tentativo di rasserenare così in modo semplicemente emozionale, ma in modo sostanziale. Noi non andiamo incontro alla fine, noi andiamo incontro al fine, e il fine è una persona, è Gesù, è il suo volto glorioso, è il suo volto misericordioso, è il suo volto di sposo che viene con noi per fare festa, per farci entrare nella piena comunione con Lui. Ecco, questo mi sembra il clima spirituale più adatto in cui collocare anche la nostra riflessione, la nostra meditazione a partire da questo Vangelo, che termina, come avete visto, con un invito alla vigilanza. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Tenete presente che all'inizio del cristianesimo, il discorso della parusia, cioè del ritorno glorioso del Signore Gesù, aveva suscitato anche parecchi equivoci. C'erano alcune comunità che aspettavano il ritorno di Gesù, per l'avvento del suo regno in maniera immediata, e si era sparsa la voce che questo ritorno sarebbe stata una cosa molto repentina e vicina, per cui dovette intervenire anche Paolo, per esempio con i Tessalonicesi, per dire: guardate che voi non dovete tenere presente che il giorno e l'ora sono vicinissimi, per cui dovete mettervi in un clima di un'attesa seria ma serena. Ecco, allora vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora, lo possiamo leggere anche così, anche dinanzi a coloro che di recente vanno dicendo che sta per venire la fine del mondo e che tutto quello che sta accadendo anche nella vita della Chiesa è il segnale che questa fine è ormai imminente. Noi dobbiamo rispondere con il Vangelo e con la tradizione spirituale della Chiesa e con la vita dei Santi,
che non c'è nessun allarmismo da favorire o da fare e non c'è nessuna paura da far prevalere, perché l'incontro col Signore è innanzitutto un incontro di gioia, un incontro di comunione, un incontro di festa paragonato a un banchetto nuziale, e che noi siamo chiamati ad avere un atteggiamento di vigilanza seria ma serena, perché non sappiamo né il giorno e né l'ora. Talvolta io ci penso, no? Ma se io sapessi il giorno della mia morte, cosa accadrebbe? Io non sono tenuto a sapere il giorno della mia morte, io sono tenuto a dispormi all'incontro col Signore, che sarà quando sarà, e a essere pronto ogni giorno, perché non so né il giorno e né l'ora. E questo con serenità, anche se aggiungerei, questa mattina l'ho detto in diverse occasioni, con serietà, cioè non ci possiamo permettere il lusso di sciupare la vita, di sciupare nessun attimo di gioia ci deve trovare impreparati a non godere di quella gioia, come nessun attimo di sofferenza o di dolore ci deve trovare impreparati per sciuparlo, invece dobbiamo fare un motivo di profittarne per noi, per la nostra santificazione e anche per esprimere una vicinanza, una solidarietà, perché non sappiamo né il giorno né l'ora, ma sappiamo che il Signore ritornerà e sarà un banchetto di gioia. Le vergini sagge ce lo dicono, preparano l'olio. Voi lo sapete che nella tradizione l'olio è stato interpretato come le opere buone. Allora, non solo andare incontro al Signore che viene con serietà e con serenità, ma pieni e carichi di opere buone. Ecco, se dovessi dire come vigilare per la venuta del Signore nella vita personale, quando vorrà farmi chiudere gli occhi a questa esistenza terrena, e nella vita del mondo, quando tornerà per giudicare i vivi e i morti, io direi così: la vigilanza attraverso le opere buone. Non passare una giornata, non far finire una giornata senza che si possa dire serenamente e umilmente: ho cercato di produrre opere buone, perché non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio. E la volontà del Padre è che ci santifichiamo attraverso una vita improntata alle opere buone, le opere della misericordia, corporali e spirituali. Ecco la consegna del giubileo che Papa Francesco ci aveva fatto, valeva la pena, perlomeno per me, recuperarla in questa occasione.